non è una mostra solo di Vincenzo e Ulisse, ma di molti altri artisti che adesso presentiamo brevemente. Allora, e Ulisse, perché hai ritenuto così importante riunire questi personaggi, questi artisti, giovani in senso artistico, diciamo, magari anche se non biografico, con i che ha un rapporto e conviva anche in un luogo che io non ho nominato, che è Forte Marghera, quindi condividendo l'esperienza della creatività? Siccome io lavoro a Forte Marghera e ho la fortuna di lavorare con della gente che è qui, e lì insieme stiamo lavorando con una certa allegria, direi, in modo positivo, e stiamo portando avanti ognuno per conto suo una specie di lavoro legato anche alla manualità o anche al pubblico che qualche volta viene lì a lavorare con noi a vedere. Abbiamo fondato questa questa associazione culturale appunto perché siamo persone amanti dell'arte. Questa occasione è stata, diciamo, voluta da Ulisse e appoggiata anche da Imago Arts proprio per cercare di riunire un po' di artisti in modo tale da poter così nuovamente proporsi, nuovamente cercare il dialogo, cercare di sensibilizzare un po' la gente, perché ovviamente tra i vari linguaggi, tra le varie espressioni, tra le varie occasioni per poterci incontrare, parlare di tutto, anche l'arte è una cosa importante, è un momento sicuramente che va apprezzato, che va coltivato, che va così seguito. Quello che Ulisse sostiene, porta avanti, in qualche modo manifesta, ecco, con la sua idea di arte, non è una forma così di fiducia semplice, prima ha citato, lo dico per questo, la matita e il colore, di fiducia semplice nei confronti di una figurazione, una rappresentazione, una riproduzione che potremmo definire banalmente realistica o semplicemente mimetica. È ovvio che dietro la scelta magari di recuperare il disegno o di sospendere, come fa lui in alcune sue opere molto affascinanti, delle stilizzazioni della figura umana che galleggia insieme a degli altri simboli, quindi rovesciata, capovolta e così via, porta con sé la consapevolezza un po' ironica dei linguaggi di tutto il secolo passato, voglio dire. Non devo citare nessun padre nobile per dire che si è rotto il rapporto di continuità fra forma e contenuto, e di conseguenza la libertà è diventata difficile da gestire per qualsiasi artista, la libertà espressiva e linguistica naturalmente. L'idea della necessità di scambiarsi esperienze, lo scambio diretto dell'esperienza anche attraverso la capacità di raccontare, perché è proprio radicalmente impresso nel DNA di Ulisse l'esigenza di comunicare attraverso una fabulazione, un racconto coinvolgente, è probabilmente proprio una necessità che nasce dalla consapevolezza di tutta questa libertà espressiva, diciamo così. Molto spesso mi ha raccontato la storia di pittori invece che si sono trovati isolati, lui la definisce la scuola di Murano, abbandonati, in qualche modo dimenticati, pur avendo una fitta rete di rapporti veneziani dalla critica che ha fatto scelte diverse. Allora ti chiedo, Ulisse, perché pensi che da esperienze come quelle si possa ancora rinnovare la passione e la voglia creativa dell'arte? Allora, gli artisti veneziani che poi sono diventati più famosi, Bacci, Gaspari, Morandis, Vedova, Piccinato, tutti questi nel primo dopoguerra hanno trovato davanti un vuoto e hanno potuto affermarsi ed esprimersi. Però certe volte la fortuna degli artisti è dovuta anche a dei fatti banali. Allora, questa grande storia veneziana che comprende De Pisis, Gino Rossi, Nenno Mori, Sei Bezzi, il primo Borsato, quanti ce ne sono, Guidi e tutti questi qui, perché non se ne parla mai? Perché non escono dei libri? Perché non fanno delle mostre alla Biennale? Perché tutti, e questo è il dramma, non sono sostenuti da un'organizzazione, da una critica.